Per me è sempre meglio stare primo che ultimo. Adesso, dopo la seconda giornata, può essere. Per il resto, al primo posto deve dare stimoli nuovi per Sampdoria. La massima di Boscov è simpatica quanto scontata, ma esprime bene l'allegria di una Sampdoria che stavolta punta davvero allo scudetto. La scorsa stagione la sua corsa si fermò a gennaio, nella partita col Napoli, ma adesso la consueta freschezza unita alla maggiore esperienza promettono ai blucerchiati galoppate più ambiziose da prolungarsi fino a giugno. Al debutto nel nuovo Marassi Made in England, ma ancora dimezzato e davanti a 20.000 spettatori entusiasti, la Samp aggredisce dunque subito il Como, cui Paradisi salva su pari, trovando il gol dopo neppure 15 minuti. Mancini, il migliore in campo, intende ringraziare i suoi personali tifosi inventando questo slalom impietosamente interrotto. Punizione di Dossena, botta al volo di Cereso e 1-0 con riproposta dal basso. La Samp è scatenata e il triangolo Victor Cereso-Dossena, con Pari e Carboni a supporto, crea nuovi pericoli. Ma fa caldo, il terreno è molle, il ritmo frenetico e Vialli in pomeriggio lunatico. Così, anziché rifiatare un pochino, i ragazzi di Boscov continuano ad arrembare, sbilanciandosi però troppo. E il Como, ordinato in Milton e ficcanti in Corneliuson, si allunga bene in contropiede, ma l'agile Pagliuca è più bravo di Todesco. Boscov, non le sembra che questa Samp però non sappia amministrare abbastanza il gioco quando si trova in vantaggio? Non è un po' troppo frenetica? I nostri giocatori, ho visto io, che nella partita erano molto nervosi, molto tesi, perché se nota loro vogliono vincere. Però... Ripresa con momenti alterni fino al mondo gol di Roberto Mancini, che picchiando la palla da 25 metri col suo raffinato piede destro strappa gridolini di stupore e ammirazione. Dal replay si può notare come anche il portiere Paradisi rimanga sorpreso e al contempo conquistato da tale prodezza. Sul 2-0 l'incontro di fatto si chiude e da ricordare c'è ancora una traversa della V2, Victor Vialli, e la dignitosa reazione dei Lariani, che il loro scudetto salvezza non lo possono conquistare, certo a Marassi. Marchesi, l'impressione è che il divario fra le squadre più grandi e le più piccole si sia acuito, più forse degli anni scorsi, è vero? Sicuramente, non solo il divario tecnico ma anche l'esperienza è molto importante contro giocatori di questo calibro, basta un errore e sei punito. Noi abbiamo giocato un'ottima partita oggi creando anche diverse situazioni da gol, non le abbiamo sfruttate e la Sampdoria ci ha punito poi col secondo gol in contropiede. Cereso e Milton, siete fratelli o quasi? Vi assomigliate in modo impressionante, mi sembra. Per lo meno la colore non va, se si assomiglia tanto, no? Senti, un Milton alla Samp potrebbe far comodo, pure oggi no? È già troppo forte la Sampdoria d'oggi. Un calciatore che gioca nella nazionale brasiliana e riesce a giocare in qualche squadra del mondo. Okay, grazie. Ciao.